Del gran tutto. Porfirio 233-305 in Vita di Pitagora dice: egli soleva lenire con ritmi, canzoni e incanti le pressioni dell'animo e della carne. Con gli amici si serviva di tali armonie, ma egli udiva l'armonia del gran tutto e percepiva l'universale concetto delle sfere celesti e degli astri che si aggirano nelle loro orbite, quale a noi non è dato di udire per la piccolezza della nostra natura. Commento. Molti evoluti di ogni tempo e di ogni luogo scoprono se stessi nell'armonia del gran tutto, che poi è l'assoluto di cui parlano i maestri immateriali.